Dopo 2 settimane di stop forzato, il Corato torna in campo e lo fa nel migliore dei modi. La squadra di Scaringella piega il Sanseviero per 3-1 al termine di una gara quasi sempre in controllo, sugli scudi Pignataro, autore di una doppietta. Il bomber brindisino è affiancato in avanti da Cotello e Petitti. Nel Sanseviero, spazio all'ex De Vivo con accanto a sé Nicodemo. Pronti via e Corato subito pericoloso. Punizione di Vicedomini e palla non lontana dal bersaglio. La risposta del Sanseviero è immediata e capita a Romano che da posizione defilata non trova la porta. Il Corato tiene costantemente il pallino del gioco e al 27° si vede annullare un gol. Punizione di Vicedomini, sponda di Daiello per Pignataro e rete. Per l'arbitro però è fuori gioco. Al 35° il vantaggio nero-verde arriva. Fallo di mano in aria e calcio di rigore. Dal dischetto va Pignataro che non sbaglia. 1-0 per gli uomini di Scaringella. Trovato il vantaggio, i neroverdi non si fermano e sul finale di tempo raddoppiano. Conclusione di Petitti respinta da De Lucia. Sul pallone si avventa Cotello che non sbaglia e manda i suoi al riposo sul doppio vantaggio. Nella ripresa i neroverdi abbassano i ritmi e controllano, ma al 23° il Sanseviero rientra in partita con Guida che conclude a rete al termine di un'azione confusa. La gara era aperta, ma a chiuderla definitivamente ci pensa Pignataro con un imperioso colpo di testa sul perfetto cross da destra. Finisce 3-1. Il Corato parte con il piede giusto.